Aspettiamo questo Piacenza, il periodo funestato dal Covid va superato il prima possibile e alla fine potremo tirare le somme anche sulle varie scommesse di questo gruppo. A chiederlo ai tifosi biancorossi è Simone Di Battista, il responsabile dell'area tecnica del Piacenza Calcio, intervenuto nell'ultima puntata di Zona Calcio Piacenza, andata in onda ieri sera su Tele Libertà per commentare la partita pareggiata a Como. Collegati in video con il conduttore Corrado Todeschi anche i giornalisti di Libertà Paolo Gentilotti e Marco Villaggi. Buono dunque il punto guadagnato al cospetto di un avversario così forte in piena emergenza per le tante assenze. Sicuramente il Covid non ci ha permesso di lavorare con continuità in questo ultimo mese e mezzo. Le due settimane in cui siamo riusciti a lavorare con continuità, con tutto l'organico, sono state quelle dopo la partita col Grosseto. Abbiamo vinto in casa nel turno infrasettimanale con Livorno e poi siamo andati a Carrara a pareggiare 1-1. Da lì in poi non c'è più stata pace. Io sono convinto che questa sia una squadra che deve sempre proporre un calcio propositivo. Secondo me abbiamo gli interpreti per andare in campo ed affrontare la partita in più modi. La dimostrazione è stata che comunque, come dicevate prima, giocatori che sembravano un po' messi ai margini, nelle ultime partite sono tornati titolari, vedi Siani, vedi Atli. E sono convinto che il nostro pacchetto di giocatori offensivi molto presto si sbloccherà, perché anche loro hanno bisogno di trovare un po' la condizione che gli mancava un po', vedi Maritato, vedi Maio, vedi Babbi, ma sono convinto che presto loro troveranno la via del gol. Un pensiero infine anche al Covid che lo ha colpito e un ringraziamento particolare. Mi devo ringraziare nel periodo che sono stato all'ospedale tutto il personale dell'ospedale di Piacenza, perché devo dire che i piacentini sono in buone mani.